La crostata morbida è un dolce che nel sapore e nella consistenza richiama quello di una classica torta e che come questa può, una volta cotto, essere farcito e arricchito a piacere. Per realizzare questo tipo di crostata occorre lo stampo apposito che presenta una parte rialzata al centro. Se vi piacerà la videoricetta, lasciate un like, grazie. Per preparare la crostata morbida, iniziare ungendo con olio di semi una teglia per crostate morbide avente diametro di centimetri 28. Al centro, nella sola parte rialzata, far aderire all'olio un disco di carta forno tagliato a misura. Infarinare tutto il resto della teglia e per adesso metterla da parte. Con le fruste elettriche lavorare in una ciotola due uova con 120 g di zucchero e un cucchiaino di estratto di vaniglia o mezza bustina di vanillina. Continuare finché l'impasto sarà ben spumoso e gonfio. Unire poi 60 ml di olio di semi di girasole a filo, sempre sbattendo il composto, e a seguire 80 ml di latte, sempre allo stesso modo. Aggiungere poi piano piano 150 g di farina e 8 g di lievito setacciati. Incorporare questi ingredienti e da ultimo amalgamare anche un pizzico di sale fino. Ottenuto un composto omogeneo, trasferirlo nella teglia e cuocere in forno statico preriscaldato a 170 gradi per circa 20 minuti nella parte medio-bassa del forno. Poi sfornare e, prima di togliere il dolce dallo stampo, aspettare che si sia raffreddato. Capovolgerlo direttamente sul piatto che si utilizzerà per servire.
La crostata morbida è così pronta.